Eccolo qua il bar. Bravo vice, complimenti. Eh no, il nostro vice sindaco partecipa sempre, eh? Eh sì, eh. Cheers. Perché ho visto che era ingaggiata, non è che non ho visto.
però guardo te perché mi sembri più saggio. Ok. Allora, scusate un secondo, per velocizzare un po' la cosa, chiamerò i primi 30 che hanno diritto alla canotta tecnica, ok? Mentre i bambini la darò come premio, ai primi 30 della 10 km chiamerò il numero per ritirare la canotta tecnica. Possiamo, siccome qualcuno mi ha chiesto che vado a cambiarsi, va, si la tengo un attimino fino alla fine premiazione, però chi c'è la faccio ritirare. Per la 10 km, quindi partiamo con il numero 179, però ci vuole il numero, perché non so se lo so. Il 179 è il Mirko che si sta guardando il telefonino, che non so che è il 179, perché so che è mai di altri e fa un po' fatica. Allora Mirko, tu ti becchi una M, per lui intanto è il primo arrivato assoluto, un applausino per essere, che lo facciamo, poi dopo vediamo la premiazione. Bravo, bravissimo. Allora intanto chiamo, così se lo sappiamo, il 191, benissimo, M. No, la S ne ho 4-5, lasciamola alle donne. Lo so, però scusa. Guarda, abbiamo poco, tante M, ho 4 L e 3 S. Bravo! Poi, vediamo se abbiamo quell'altro. 148. Eccolo qui, perfetto. Anche lui senza scelta, M. No, se avete la L c'è, poi? 196, Morandi. Eccolo lì, perfetto. Ok, sempre, anche lui. Grazie a te. No, io. Alberto, perché lei avete andava a casa e tornava? Ok, non lo aspetto. No, di far vedere la maglietta quando la prendo. Ah, ok, no, ok, grazie. Scusa. Grazie. Numero 215. Sangaletti, ok, eccolo qua. Mi fai vedere, ci fa la foto? Prendo qua. Bravo. Grazie. Ok. 193, Rienzi. Eccolo qua, perfetto. Rienzo, fagli vedere la maglietta, ci fa la foto su lì. Bravo. ASD Nervianese, bene, arriviamo fino a Nerviano, bravissimo. Bravo. 209 Samuele, Samu, secondo Lovattese, bravo, ottimo, grazie. 178 Raimondi, allora la parcheggiamo. No, ma Raimondi non c'è, però devi scrivere, no. Non c'è Raimondi? Okay. Poi abbiamo 170, no scusa, sì, 171, eccolo qui, perfetto. Bravo. Foto. Bravo. Okay. 202, eccolo qui, perfetto. Luisa Maello, bravissimo. Vai. Grazie. 185. Ah, 178, vieni, dai mondo, dov'è quella parcheggiata? Bravo. 19. Vai. La maglietta, falla vedere. Grazie. Bravo. Vai, grazie. Ah, ok, 210 abbiamo saltato. Ecco, scusa. Bravo. Bravi. Poi
205. Ok, controlla, tieni pure il numero, bravissimo, con la famiglia, ottimo. 142, una L. Bravo. Albert. 229, a Gucci. Dov'è? Allora, se non c'è lui lo parcheggiamo perché me l'ha già commentato. Diventiamo 187, 187, perfetto. A te, 4 di là. Vai. 203. 203, lui dà una bella L, perfetto. Bravo. 180. Eccolo qua. Ok. 192. Grazie. Ciao mister. Ciao M, ok. Vai. Perfetto, numero 190. La prima donna. Bravissima, assoluta. Brava. Sono ancora in piedi, non andare via. Brava. Ah, lei gli diamo una S, giusto, mi sembra. Vabbè, preserviamo di nuovo. Poi magari li cambiamo, non so. Grazie. 172. No, lui dà una L. Dai, forziamo. Bravo. Oh, va che me la foto. Grande. Vai. 183. Adesso cosa abbiamo? S, abbiamo M, S, S. M a lui, che è un assiduo frequentatore della nostra sala lunare, tutti gli anni lo vedo. Bravo. Grazie. 197, 197 che è una ragazza, bravissima. Brava. Grazie, facciamo le ragazze qua. Perfetto. Questa qua che c'è il premio, non scapparmi. Brava. 186. 186, a lui è M, più. L. Lo so. No, facciamo così, aspetta, inizia a prendere fino a S. Se dopo aspetta magari, perché qualcuno mi ha chiesto la S, poi parlate tra di voi, chi vuole cambiare, perché intanto devo subire quello che ho. Grazie. Bravo! 165. Eccolo qua, lui mi dà una L, che va benissimo. Sono un tiro grande, grazie per pure la foto. E queste sono delle calotte tecniche che non vi dico cosa mi sono costate, ma siamo contenti di poterle offrire. Bravo. In parte Avis e in parte questo generale assicurazioni, che vedete c'è uno sponsor metà di età. 181. Ok, ecco lui adesso c'ha una S. Se volesse cambiare con qualche M, qualcuno che vuole la S, mettetevi d'accordo con lui, per me non è un problema, problema vostro, grazie. 139. 139. Non c'è? Ah, Fiorenzo. No, allora aspetta, non finiamo. L'hai trovato? Aspetta, quella che ce l'ha presa là. Ecco qua. Allora, ah, intanto eccolo qua, Alberto è arrivato. La M. Vai, vai. Ah no, no, dai, c'è la S se vuoi, dai. Sì. Ok. Adesso non ci capisco più. No, capo. Guarda la maglietta su, metti la maglietta su. Vabbè, ma c'è un veterano, Fiorenze c'è. Fiorenze. Okay, andiamo avanti. 201 che sarebbe un'altra ragazza. Brava. Ale, ale, ale.
Ale, ale, ale. Ok. Se c'è qualcuno che vuole... Ce l'ha... Perfetto. Aspetta. Ok. Aspetta. Allora, aspetta, volevo ricordare. Comunque, siccome abbiamo sei carote, se qualcuno volesse queste, però le altre sei le vendiamo. Se volete venite che vi chiedo come potete organizzare. L'ultima carota, che è la nostra chiusura, è il nostro Agostino Bosio, che senza numero lo chiama così, che adesso si becca una M. Grazie Ago. Bravo! Purtroppo sono i primi 30 all'ufficiale, come dicevo, se qualcuno volesse comprare ne abbiamo 6 a disposizione. Ok, adesso bravi. Ci prepariamo un attimo per la premiazione, visto che siamo già qui tutti. Lascerei, se per favore, libero questo spazio del podio, perché chiaramente chiameremo i vari premiati e di conseguenza sarà lo spazio da utilizzare. Ci dovete spostare le panchine, spostate, però... Perfetto. Bravo. Gentile sindaco, buongiorno. Buongiorno a lei. Tutto bene? Grazie. Pochino. Allora, dicevo che Cesare. Siamo arrivati alla 35esima edizione della Stralunar, quindi è una tradizione per il nostro paese che va avanti di anno in anno. Ci ha fermato solo il Covid, ma non era colpa nostra. Sono contenta di vedervi qua, e il sole ci ha premiato per fortuna quest'oggi. Vi ricordo soltanto che AVIS vuol dire Associazione Volontari Italiana Sangue, lo saprete, e sono qui a chiedervi veramente di farci un pensiero, chi può, chi è giovane, si può donare fino a 60 anni, si può entrare in associazione fino a 60, mi correggo, e si può donare fino a 70, perché adesso oramai siamo sempre più in salute, quindi potendo farlo, perché no, io dico sempre. Pensateci, perché il bisogno di sangue è fondamentale, il sangue artificiale non c'è, non si può comprare in farmacia in una scatola, e quindi abbiamo bisogno di darlo. Quindi il nostro dare il braccio, anch'io sono donatrice, il nostro dare il braccio è proprio il dono di sé che si fa, e si fa per gli altri. Io non so a chi andrà il mio sangue, ma so di certo che andrà a qualcuno che ne ha bisogno. Quindi vi chiedo, perché fa bisogno di sangue, per ora siamo quasi autosufficienti in Lombardia, però c'è sempre bisogno di ricambio generazionale sicuramente. E non pensate, c'ho 40 anni non posso, c'ho 50 non posso. Fino a 60 si può. Essere in salute, avere uno stile di vita sano, avere un controllo anche degli esami periodici, che non è male. Quindi una iscrizione l'ho già presa stamattina, vorrei riceverne altre. Grazie. Brava, grazie. Brava.
Buongiorno a tutti, sono il vice sindaco di Monate. Voglio collegarmi a quello che ha detto Anna, perché quando è nata mia figlia abbiamo dovuto fare una trasfusione subito appena nata. Io sono diventato donatore, mia figlia è appena diventata donatrice, ha compiuto 18 anni, è diventata donatrice, quindi chi può ben venga, colgo l'occasione per ringraziare le associazioni, tutto il personale che ha aiutato a gestire la corsa, questa manifestazione che piace a tutti, grazie della partecipazione, al prossimo anno. Bravo, grazie. Grazie a te Renzo, grazie mille. E ringrazio anche Clara che è qua dietro. Okay. Grazie per il sostegno che l'amministrazione comunale ci dà tutti gli anni, assolutamente. Facciamo dire due parole. Grazie Clara, ti tocca. Mi sembrava giusto che chi avesse partecipato, era partecipato e chi è donatore avesse la parola rispetto a me. Io ho provato a diventare donatrice ma all'età di 52 anni, ma non ho potuto, non sono stata considerata idonea. Basta il pensiero per ora. Ecco, ripeto, come dice Anna, il sangue non si crea, il sangue è una cosa che si dona, è importantissimo. Ringrazio tutti voi per aver partecipato perché penso che siete sensibili a questo argomento e vi aspetto numerosi, anzi forse ancora di più per l'anno prossimo. Grazie e buona giornata a tutti. Ciao. Grazie. Ok, allora, visto che comunque siamo le 11, abbiamo tenuto tutti i tempi, come solito ringraziamo tutti che l'ha giocato prima, adesso iniziamo a fare le premiazioni, così dopo vi libero e vi lascio andare. Partiamo con le premiazioni delle elementari, quindi il terzo classificato delle elementari è Malorcio Goa, e spero l'abbia detto bene, e lo mettiamo qua. Gradino numero 7, bravissimo, bello un 5, questa maglietta qua, così, bene dai, la nota lì, attenzione c'è quello scritto da 10 anni, perché veramente, ok, se ti sposti, no, è lui. Ma quanto è meglio da arrivare prima delle elementari? Perché non sono quasi mai salito sul podio. La maglietta. Fatti vedere, fatti. Adesso il secondo classificato delle elementari. Restelli Greta. Gradino numero 2. Sì. Brava! Allora, che classe fai, ma? Prima elementare, ma sai quanti anni prendeva queste canotte? Per solito che abbiamo il premio, già capito. Sì, ma adesso mi devo dare queste cose, che devo fare le foto a tutti. Prima classe fai?
l'arte elementare, bravissima. Adesso bravi. Siamo il primo classificato dell'elementare, Carraro Luciano. Posso immaginare 10 anni, posso immaginare che classe fa? Parte elementare, quindi c'è ancora il prossimo anno da poter sfruttare questa categoria. Devo cambiare il primo. Brogio! La canotta! Bravo! Dietro, dietro, bravo! Ok, Francesco, che è il nostro fotografo ufficiale, ci farà vedere le foto. Poi ricordatevi, si va sul sito 6tu.it, ci sono tutte le foto della Sanremo, tutti i video che lui ha fatto della premiazione, della partenza. Ci vuole un po' di tempo, ma vi assicuro che è bellissimo, qualità eccessa. Ci siamo? Grazie Ambrogio! Grazie Francesco, andiamo avanti, passiamo alle scuole medie. Quindi, terzo classificato, testa Gioele. Sì. Bravissimo, classe. Bravissimo, quindi il prossimo anno sei fuori categoria, te sei già fortunato. Però sei un po' tirato, però va bene, dai. Dai, che prossimo anno arrivo primo. Va bene, bravo. Classificato, abbiamo la nostra Rigatti Camilla, seconda classificata, brava. Anche della staffetta del taglio mista delle elementari, brava. Tutti a tifare il taglio, andateci al pio che saremo gli organizzatori. Grande Camilla, brava. Bravi, bravi. Il primo classificato delle medie. Oh! Mattia! Recidivo, come lo potete vedere, lui ha già una calotta 2023, quest'anno si prende anche il 2024. Che cosa fai? Guarda, quest'anno questo l'abbiamo perso, perché sennò c'è tutto il lavoro in carico. Bravo, bravo. Con Steppa, bravo. Bravi! Bravissimi! Soprattutto volevo ricordare che l'Avis organizza queste cose, anche siamo sempre più volenti di avere questi ragazzini che poi entrano nello spirito che è il volontariato, donazione, lo facciamo per chi corre il professionismo, ma anche per questi ragazzi qua. Penso sia piacevole averli qua e andiamo avanti tutti gli anni. Grazie a tutti ragazzi! Bravi! Adesso prendiamo! Okay. Allora adesso facciamo un premio particolare, chiaramente per noi valoroso, il primo avisino che è arrivato nella classifica sempre da 10 km, perché adesso abbiamo premiato la 5, ma da adesso in avanti premiamo la 10, il primo avisino è Rienzo Massimiliano, adesso l'ho detto giusto, Rienzo. Dov'è? Giusto? C'è? Il primo mi ha detto, no Rienzo, Rienzo! Bene. Bravo! Va bene lì! Lui è il primo visino, quindi per noi è tanto di cappello, come si può dire, chapeau! Bravo! 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 Ok, adesso abbiamo un'altra pietra miliare della Giovanni di Cerpino, il nostro primo avvisino, che nonché anche lui farà parte del palio, staffetta, le varie di Arevo, Alberto Ladice! Vai! Ha fatto anche il preparatore per la staffetta degli elementari, sempre per il palio, perché è la sua passione, che non so se hai capito la corsa. Bravo! Bravi, bravi! Grazie! Ok, adesso facciamo la prima donna lunatese che mi diceva... Sì, 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 prima donna, no, non è quello, è che... Allora, mi diceva che da quanti anni abitano?
Quindi, visto che è un anno e sarà una lunga premiazione, prevedo, ma segno Francesca la prima donna francese. Un applauso. Brava. Grazie a te. Adesso, tra l'altro anche lei si è offerta per aiutarci a fare il taglio, perché non è una di fieno, ma l'abbiamo già scrutinata. Bravi. Grazie ragazzi. Brava. Ok, abbiamo anche questo piccolo premio che è per il gruppo più numeroso, è stato chiesto per lei. E risultato, il gruppo più numeroso, il basket, uno anche Ceppino. Basket della Ceppino, se ve ne vedete le premiere, i ragazzi con Matteo. Ecco Matteo, anzi la devo parlare a lui perché mi dà un avviso sul basket alla chiesa che quest'anno sta facendo il premio sul tavolo. Domenica prossima alle ore 18:30 guardate i nostri under 18 targati con maglietta Avis giocano il titolo provinciale 18:30 a Malnati, che aspettiamo numerosi, trombette, casino, amico. Bravi! Bravi. Allora adesso premiamo le prime tre donne assolute. Certo, va bene, vai. Allora, terza donna assoluta della 10 km, Bonalli Silvia. Brava. Brava! Ehi! Okay. Poi la seconda donna assoluta è Erba Luana, seconda assoluta. Erba, eccola! A lei, premio sindaco. Grazie. Perfetto. Adesso un bel applauso alla prima donna assoluta che è Lago Lorena. Brava! Sono io. Brava Lorena! Non ci sto, eccole, cesto, le donne. Brava, brave! Bravissime! Non mi ricordo più il tempo, ma mi pare che la prima è arrivata alla decima assoluta, non vado errato? Ventesima! Sì, sì, beh, comunque, grazie! Bravissime! Perfetto! Bravi! Per non rimanere, andiamo avanti e chiudiamo con i top 3 uomini, terzo classificato, Trumana Paolo! Eccolo qua, perfetto, che già questa la nostra bellissima carota. Penso sia. Va bene la carota. Ok, bene. Grande figo, noi dai, ci andiamo un po', va bene. Secondo me quando le faccio? No. Ok, adesso chiamiamo il secondo uomo assoluto a 10 km. Guardate qua. E non mi ricordo bene il primo. Lo dico dopo, lui ha fatto, penso, qualche secondo dopo, ma lo chiederò. È Seminati Steven. Bravo Steven! Bravo Steve! Vai Steve! Perfetto! Ok! E adesso! Gira il pacco! Number one! Steve, fa vedere il pacco! Adesso invece chiamiamo, visto che anche l'anno scorso era arrivato primo e quest'anno si è ripresentato, quindi io come solito ringrazio sempre questi ragazzi che ci ha messo, se non mi sbaglio, correggimi se sbaglio, 36 minuti e qualcosa. Comunque secondo me è sempre la sua presenza, è sempre gradita, l'Avisa del Cettino, Partenope Mirko, buon applauso! Bravi! Bravo Mirko! Number one! Bravo! Bravi, bravi! Mirko, che te fa vedere il pacco! Sì, ma chi è questo qua? Ma chi è? A posto?
Grazie. Bravi, bravi! Grazie a tutti, bravo. Mi spesserò ancora con le informazioni. Bravo Mirko! Forte! Un grazie particolare al nostro Ambrogio, il cervello dell'organizzazione. Grazie Ambrogio! Bravo Ambrogio! Bravo Cesare! Qui dove si mangia, si beve e si mangia anche. Certo. Eccolo qua! Bravo, come stai? Bene, grazie. Bene, bene, bravo. Fino a che ci si vede va bene. Quest'anno sono 8-2. Vai via foto con il mio amico. Bravo, bravo. Vai via foto con il mio amico. Dai, dai, guardalo lì. Eccoli là, i migliori. Migliori. Dopo Cesare prendiamo le parole, dopo prendiamo le parole. Questa di riferimento, non vedi la?
scusa. Vai. Corri, corri. Corri. Vai. Vai Fede, sorridere. Bravi. Bravi, bravi. Via sul giornale, ragazzi. Ciao. Cioè, quindi nella foto si vedono le crepe. Ma è durato tanto allora. No, facciamo il telefono, facciamo.